io sono anche insegnante, quindi per questo ti è da ricordo. E io comincerò a parlare di questa persona che probabilmente non conoscete, la conoscevo poco anch'io, però lui, come vedrete, è stato un grande scienziato ed è conosciuto nell'ambiente degli scienziati, della scienza, e anche nell'ambiente esperantista, perché era anche esperantista. E poi lascerò la parola a Laura, perché lei continuerà il discorso con quella che ci sta davanti, perché noi, visto che è una serata astronomica, abbiamo pensato di collegare questa persona, che è un astronomo, alla stella di Esperradio, che è un canale radio che è nato qui a Pistoia, ma anche grazie alla collaborazione di Laura, e ci serve per fare diffusione dell'attività esperantista pistoiese, ma anche a livello italiano e anche internazionale, perché quest'estate lei è, per esempio, stata ad un'iniziativa in Lituania e da lassù ha trasmesso in diretta diverse conferenze e concerti. Allora, questa persona, la cui pronuncia è Irio Baisara. Sì, la vostra luce. Ah, so, spegne la luce? Sì. Puoi abbassare la luce? La pronuncia ce l'ha mandata un amico esperantista finlandese. Quanto? Probabilmente l'accentazione è giusta, ve la dico io. L'intonation non lo so. Comunque, Irio Baisara. Allora, la domanda è: chi era Irio Baisara? Questa è una foto di un giovanile, e questa persona è nata il 6 settembre 1891 in questa città, io chiamiamola Kontulati, cioè facciamo conto, ora dalla Finlandia ci siamo fatti mandare solo la pronuncia della persona, no? Di tutti i nomi che ora citeremo. Si trova appunto nell'attuale Finlandia, ma che all'epoca in cui nacque Kirio faceva parte dell'impero russo, che a quel tempo, come vedete, si estendeva dalla Finlandia fino all'Alaska. L'Alaska poi fu venduta agli Stati Uniti successivamente. Tentato un attimo. E per inquadrare la situazione politica, appunto, la Finlandia faceva parte del regno di Svezia a partire dal XII secolo e poi divenne un granducato autonomo all'interno però dell'impero russo fino alla rivoluzione del XVII. Il 6 dicembre di quell'anno la Finlandia ottenne l'indipendenza, però poi ci fu un po' di guerra civile perché ovviamente i russi non volevano rinunciare a quella parte di terra, ma alla fine riuscirono a stabilire uno stato indipendente e tra l'altro una repubblica. Ci fu anche il tentativo di stabilire una monarchia, ma poi alla fine riuscirono a mettere in piedi una repubblica. E Irio era il settimo di 8 fratelli, rimase orfano abbastanza presto. I nomi dei suoi genitori io vi li leggo così come si possa leggere all'inglese: Johannes Tesinpoika Weissel, M. Birgitta Martinitan Weissel. E lui ha raccontato poi nella sua biografia che da piccolo ricevette in regalo dal padre un libro che si intitolava Astronomia, ma è la traduzione di quella parola lì, in finlandese quella parola lì vuol dire astronomia, di questo Ernst Boltoff, che è un divulgatore finlandese in quel paese, specialmente in quel periodo, molto famoso. Era un docente di matematica, ma era appassionato delle scienze in genere e scriveva libri di divulgativi. Il padre, visto l'interesse del figlio per l'astronomia, gli regalò un piccolo telescopio e quindi la sua passione crebbe e si sviluppò poi, come vedremo, a livello professionale. Dopo la morte del padre, la famiglia traslocò in questa città, nel Suu, che si trova nella Finlandia orientale. Lì frequentò il liceo classico e si vede subito che era molto bravo in fisica, matematica, anche in ginnastica. Studiò diverse lingue e, essendo poi appassionato di lingue, arrivò anche
a conoscere l'esperanto, che studiò insieme a suoi fratelli. Anche altri due dei suoi fratelli sono diventati abbastanza famosi, sono questi due, Kalle e Viglio, uno un matematico, l'altro un meteorologo. Finite le scuole, Irio si iscrisse alla facoltà di matematica, fisica e astronomia dell'Università di Helsinki. Conseguì il dottorato nel 1922 e tra il 18 e il 25 lavorò nell'Istituto di Geodetica della Finlandia, che è questo qua. Sono tornato indietro. Ecco, ora, anche per chiarirmi la materia a me stesso, ho voluto mettere qui proprio la definizione vera di cos'è una triangolazione geodetica e cos'è la geodesia. Cioè, la triangolazione è una tecnica basata sulla determinazione da una stazione di rilevamento di tre valori per calcolare le distanze dei vari punti. E, appunto, ci vuole la distanza in linea d'aria, l'angolo orizzontale rispetto al sud e l'angolo zenitale sarebbe quello rispetto alla verticale. E, oltre alla determinazione dell'altezza strumentale, che diciamo è importante sapere l'altezza sul livello del mare di chi fa il rilevamento, con degli strumenti che possono essere come quelli che vedete a volta geometri quando per le strade calcolano le distanze e i livelli. E la geodesia, che è una parola che naturalmente arriva dal greco, che qui te lo sa il greco? No. Neanche io. Mi manca la lingua. È una disciplina appartenente alle scienze della Terra che si occupa della misura e della rappresentazione della Terra, del suo campo gravitazionale e dei fenomeni geodinamici, come anche lo spostamento dei poli, maree terrestre e movimenti della crosta. Lì ad Helsinki conobbe anche la sua futura moglie, si sposarono nel 13, ebbero quattro figli e dai nomi non si capisce bene, a parte il primo Maria, ma sono tutte femmine tranne il terzo. Irio in questo periodo effettuò un completo rilevamento magnetico della Terra e mise a punto un metodo per misurare i lunghi percorsi, si dice dell'ordine dei 100 metri, basato sull'interferenza della luce bianca. Fu un metodo innovativo inventato da lui. Questo metodo poi si diffuse anche in altri laboratori del mondo. Tanto così per farvi capire velocemente cos'è l'interferenza. Se voi fate passare un'onda, che può essere anche un raggio di luce, attraverso due fessure si genereranno a sua volta due onde che vanno a interferire fra di loro. Calcolare l'interferenza di quest'onda ti dà diverse informazioni. Per esempio, per sapere la composizione delle stelle si fa più o meno così, insomma, dall'interferenza della luce si può stabilire quali elementi compongono la stella. Ma lui comunque lo usava per calcolare le distanze. Qui vi ho preso da Wikipedia tutti i geodeti famosi prima del 1900, cioè proprio a partire anche dall'antichità. Qui trovate per esempio citati Socrate Tolomeo del primo secolo d.C. o Eratostene del terzo secolo prima di Cristo. Tutte persone che si sono occupate di fare misurazioni sulla Terra. Eratostene, per esempio, è stato il primo a calcolare la circonferenza della Terra. E questo invece è l'elenco di quelli dei geodeti dal 1900 in poi. Sono molti di più, ovviamente, perché la scienza si è sviluppata molto dopo. Una cosa che così mi è saltata all'occhio, su molti nomi, questo qui in rosso, vuol dire che Wikipedia non ha fatto una pagina, probabilmente perché non ci sono informazioni sufficienti. Qua giù vedete invece la pagina di Irio Vaisala, lui ce l'ha la pagina, perché su di lui probabilmente ci sono più informazioni e poi magari si sono occupati i finlandesi stessi. Nel 1924 ottenne il posto di docente di fisica all'Università di Turku.
un'università fondata nel 1920, ma che è tuttora un istituto molto famoso nel mondo. Per esempio, io ho trovato questa cifra qui, nel 2018 hanno studiato qui 19.622 studenti, e questa università appartiene a un gruppo di università europee, tipo un'associazione di università, che quindi fanno gruppo e fanno ricerche, scambio di scoperte. Qui, dalla geodesia, il Rio si specializzò, cioè cominciò a occuparsi principalmente di astronomia. Comunque, in geodesia il suo metodo è stato sostituito soltanto recentemente dalle moderne tecniche basate sui satelliti, però lui aveva già anticipato anche quelle, perché lui aveva provato a fare delle foto dall'alto con i palloni aerostatici, perché l'idea è quella, no? Fare delle foto dall'alto. Dai satelliti si fanno ancora meglio, poi ora con i sistemi attuali si riesce ad avere un dettaglio di un metro sulla Terra più o meno. Ora, il problema è che a quei tempi la fotografia non garantiva una precisione sufficiente affinché questa tecnica diventasse praticata. Si occupò anche di ottica, sia da un punto di vista teorico che pratico, e sotto la sua guida furono messi appunto le lenti e specchi di grande qualità. In una sua nota universitaria, che ora poi vi faccio vedere, c'è una nota a piena di pagina, scritta proprio così: piano focale sferico problematico, perché lui parla di questa di uno schema ottico che però poi uscirà sul mercato soltanto 6 anni dopo, da parte inventato, ma l'avevo già previsto lui, di questo Smith, un tedesco. Appunto, nel 1930. Tra l'altro, il telescopio che useremo dopo più o meno ha questo schema qui. Solo che la camera Smith, diciamo, è più una macchina fotografica. Ora vi faccio vedere. Allora, questo è il quaderno che si è andato al museo dedicato a Irio Vaisala, nel suo studio vi fanno vedere anche il suo libro degli appunti, dove c'è quella nota che vi dicevo. E questa è la camera Smith, dove c'è una lente che convoglia la luce su uno specchio che è in fondo al tubo, diciamo, e rimanda la luce più o meno al centro del tubo, dove si posiziona una volta la lastra fotografica, ora ci si mette il CCD digitale, diciamo. Quando Vaisala vide che era uscito questo schema ottico, lui si ricordò ovviamente che ci aveva già studiato lui, e notò che c'era un problema. Il problema si chiama appiattimento del campo. Penso, ora di preciso, che non... Purtroppo le informazioni non è che si trovano spiegate tanto bene, perché bisognerebbe che le informazioni le dessero quelli che se ne intendano, invece le danno purtroppo i divulgatori. Però penso fosse un discorso, è un po' come quando si fa una foto col grand'angolo e si vede sui lati un po' più che sfocato, diciamo... come se sfuggisse, le linee di vista cambiano, no? Non c'è più la prospettiva giusta. E lui risolse questo problema posizionando una lente doppiamente convessa davanti al supporto della pellicola, in modo che questo problema non ci fosse più, e infatti questo schema ora prende il nome di Smith-Vaisala, o anche semplicemente fotocamera Vaisala. Questo tipo di telescopio fu installato nella città di Turku, dove lavorava lui. Vide la sua prima luce nel 1934. Il telescopio è stato utilizzato per circa 20 anni, durante i quali sono stati scoperti 807 asteroidi e 7 comete. È un record tuttora imbattuto. Non c'è un osservatore nel mondo che ne ha fatti più di loro. Ora, è anche vero che a quei tempi ce n'era più da scoprire di ora, perché ora ci sono rimaste proprio le ultime briciole. Però vuol dire che a quel tempo in Finlandia lui aveva messo su un telescopio efficientissimo.
E appunto all'epoca la sua produttività era paragonata a quella di tutto il resto dei cacciatori di asteroidi e comete di tutto il resto del mondo. E più o meno ha rivaleggiato con le ricerche computerizzate fino agli anni 90-2000. Questo è il suo osservatorio, che esiste tuttora, però l'attrezzatura poi, siccome era molto vicina alla città, l'osservatorio cominciò a essere disturbato dalle luci della città e quindi il telescopio fu spostato in un nuovo osservatorio presso Tuorla, che è un piccolo villaggio nell'ex municipio di Picchio. Ora io sono posti purtroppo non conosciuti e quindi si pronunciano siccome viene, cioè 12 km fuori da Turku in direzione di Helsinki. E questo, la cupola con il telescopio è in cima a questa torre, è tuttora il più grande istituto di ricerca astronomica della Finlandia. E grazie ai suoi successi Irio fu soprannominato il mago di Tuorla, e infatti c'è un libro che è un po' la sua biografia che si intitola così, Tuorlan Taikuri, che vuol dire il mago di Tuorla. Ecco, questo è il libro, non è stato tradotto in italiano, si potrebbe però tradurre in esperanto. Allora, questo è l'elenco degli astronauti scoperti personalmente da lui, perché 807 sono quelli scoperti dall'istituto, quindi non era solo a lavorarci, però quelli scoperti proprio personalmente da lui sono tutti questi, sono 128, cioè ecco, come si chiama l'istituto che registra le scoperte di comete e asteroidi? Minor Planet Center. Sì, Minor Planet. Comunque, a lui gli accredita 128 asteroidi scoperti direttamente da lui. E, naturalmente, essendo un esperantista, lui ha potuto battezzare, il numero è quello, tutti gli asteroidi scoperti vengono numerati in successione, poi ognuno le può dare un suo nome. Tra il nome che ha dato lui, ovviamente, trovate un esperanto, e uno Zamenhof, che è l'autore dell'Esperanto, però insomma anche gli altri nomi sono belli, no? Tipo anche qualcosa che si ispira alle leggende nordiche, tipo Argelander, Lindbladia, mi sembra c'era un se lo trovo. No, c'era proprio un nome che si sente dire a volte quando si sente parlare di Thor e dei miti nordici, ora non lo ritrovo. Comunque ne ha dedicato uno anche a Tycho Brahe, che è un astronomo danese. E ha scoperto anche quattro comete, una in collaborazione con una collega. E così, se ci fate caso, le comete scoperte secoli fa avevano tutti i nomi di astronomi, no? Tipo la cometa di Halley. Halley era l'astronomo del re d'Inghilterra. Ma anche Swift e Tatro, che hanno scoperto una cometa contemporanea, Giacobini, Zinner, Tempel, Tatro. Però poi, se arriva a un certo punto, gli scienziati avevano un po' smesso di scoprire comete, insomma, si erano dedicati più allo spazio profondo, allora era diventato un territorio di caccia dei semplici appassionati. E, per esempio, recentemente, vi ricorderete, della Yakutake e della Hale-Bopp, passate una nel 96 e una nel 97, scoperta appunto da astronomi non professionisti, che si metteva lì ogni sera al tramonto a controllare l'orizzonte se vedeva qualcosa che prima non c'era, perché le comete, per scoprirle prima degli altri, bisogna trovarle in una posizione non facilmente visibile, insomma, perché sennò poi dopo se la trovi ma rischia che qualcun altro l'abbia già vista prima, insomma. Negli ultimi 20 anni invece i nomi delle comete sono cambiati completamente, perché ora sentirete dire Pan, Stein, Linear, Neowise. Sono nomi
siccome vale la regola che il nome della cometa viene attribuito allo scopritore, cioè gli viene dato proprio il nome dello scopritore, mentre gli asteroidi vengono battezzati dallo scopritore, le comete prendono il nome dello scopritore. Questi nomi qui non sono nomi di persona, sono nomi di laboratori automatici, che in genere questi tre sono dei satelliti artificiali che sono stati studiati per cercare principalmente gli asteroidi Earth Crossing, cioè quelli che potrebbero essere pericolosi perché potrebbero, incrociando l'orbita terrestre, potrebbero essere anche rotta di collisione, quindi vanno quelli già conosciuti e monitorati, perché questi corpi, essendo piccoli, non è che hanno un'orbita stabilissima, potrebbero cambiare direzione e venirci addosso, quindi vanno tenuti sotto controllo, e poi bisogna cercare di scoprirne sempre di nuovi, perché anche quelli piccoli, se ci cascano addosso, ci fanno abbastanza male. E a Tuorla, Vaisala iniziò anche le ricerche sulla rotazione della Terra, in particolare riguardo alla lenta variazione della direzione del suo asse. E quindi, in qualche modo, attraverso l'astronomia, ritornò al suo precedente campo di ricerca, la geodesia, e rilevò le sue misurazioni grazie a dei telescopi zenitali. I telescopi zenitali sono dei telescopi fissi, cioè puntano sulla verticale di un posto, non si spostano. Telescopi progettati da lui, questo tipo di telescopi appunto erano gli strumenti più precisi per determinare la posizione del polo nord fino agli anni 80 del secolo scorso. Sono stati soppiantati soltanto per mezzo della radioastronomia, che quella usa i quasar più lontani, quindi è enormemente più precisa rispetto alle rilevazioni che si può fare sulla verticale di un luogo, insomma. Nel 1954 fu nominato membro onorario dell'Accademia Finlandese delle Scienze delle Lettere, che è la maggiore onorificenza scientifica a quel tempo in Finlandia. E come avevo detto all'inizio, lui è stato anche un esperantista, l'ha studiato da giovane e praticò l'esperanto anche come scienziato, perché lui divenne membro consultivo per quanto riguarda la scienza, in particolare l'astronomia, nell'Associazione Universale Esperantista, che è un'associazione che esiste tuttora e che fa un po'... noi tutti facciamo capo a questa UEA, cioè la UEA a livello mondiale, le federazioni nazionali e poi i gruppi locali. E poi lui fu presidente dell'ISAE, che è un'associazione chiamata di categoria. È un'associazione esperantista, ma aveva come scopo, io ho preso qualche articolo del loro statuto, la diffusione dell'esperanto in tutti i campi tecnico-scientifici, ma anche presso le persone comuni. E aveva allo scopo questa associazione di diffondere l'importanza della scienza fra gli esperantofoni, cioè quelli che parlano esperanto, e offrire vocabolari tecnici in lingua esperanto. Tradurre un vocabolario tecnico non è semplice, però con l'esperanto è più semplice che in altre lingue, in ogni caso. E questo anche per rendere possibile la comunicazione fra scienziati di aree scientifiche diverse, ma anche tra aree linguistiche diverse. Lui fu presidente di questa associazione fino al 71, l'anno della sua morte. E l'attuale presidente, l'associazione esiste ancora, attualmente è questo Anthony Lucas, che è un ricercatore francese di biomedicina. Vaisala muore a 80 anni improvvisamente in questo posto, che è abbastanza lontano da dove abitava lui. Rimattina si chiama. Perché? Questo me l'hanno detto, siccome non trovavo informazioni, gli esperantisti finlandesi, che sono andato a fare un po' di ricerche. Allora, Rimattila è in questa zona qua, e c'è un arcipelago di isolette, ora non si vedono bene, però lui, siccome era anche appassionato di vela, quindi condivideva con me un'altra passione, e si divertiva a navigare in queste isole e andava a trovare diversi amici che in queste isole abitavano. Quel giorno lui appunto
navigava, io a quanto ho capito era da solo, lì non mi sono stato, cioè, probabilmente non lo sanno bene, ma secondo me era da solo. E tra l'altro la barca l'aveva chiamata col nome della moglie, Johanna, e questo lo dice la figlia Maria, cioè, quando racconta il giorno della morte del padre. E lui, quando arrivava in questo posto, lui sapeva, l'aveva sempre detto in casa, che l'ormeggio in quella zona, un po' per le caratteristiche, poi anche probabilmente il meteo, che nel Mare del Nord non è semplice come nel Mediterraneo, insomma, lui lo considerava sempre una manovra difficile ed era sempre un po' preoccupato nel farla, però lo faceva sempre bene. Anche quel giorno lì fece un ormeggio perfetto. Scese, si vide con i suoi amici, fu colpito da un infarto e morì. Aveva 80 anni, morì, diciamo, subito dopo aver fatto quello che amava di più, una bella giornata in barca a vela, quindi diciamo è stato il sigillo di una vita piena di esperienze e di soddisfazioni. Fu tumulato a Turku, la città in cui risiedeva, e la sua tomba si trova tuttora nel cimitero principale di questa città, che è vicino a questa, alla cattedrale, questa è la cattedrale di Turku. Poi, dopo la sua morte, ha avuto tanti riconoscimenti. Per esempio, è stato dedicato un cratere lunare, Vaisa, due asteroidi, portano il suo nome. Dopo averne scoperte tante, almeno lui ha il nome nel cielo. E poi c'è una fondazione dedicata ai tre fratelli e il Centro di Ricerche Spaziali dell'Università di Turku anche porta il suo nome. Poi gli è stata assegnata questa medaglia come scopritore di comete e, come dicevo prima, il Minor Planet Center gli ha preso le scoperte di 128 asteroidi nel giro di 9 anni. È stato poi, dopo la sua morte, fondato questo parco spaziale dedicato a lui, è dotato di un planetario ed è possibile fare delle visite guidate sul luogo e entrare nel locale dove che fu il laboratorio di Vaisala. Quindi questa è stata la vita di Irio, una vita dedicata alle stelle sia in campo astronomico sia in campo esperantista, perché l'esperanto è rappresentato da una stella a 5 punte, perché le 5 punte sono i 5 continenti, quindi tutto il mondo. Il verde, almeno a fine 800, era il colore della pace, poi purtroppo è stato usato da vari personaggi e ora i pacifisti sono costretti a usare l'arcobaleno, sì, almeno quello non glielo copierà più nessuno, si spera. E quindi, per rimanere in tema di stelle, finisco io la mia chiacchierata, passo la parola a Laura, perché qui a Pistoia tempo fa ci è arrivata la proposta da Radioattiva Network di creare un canale esclusivamente esperantista che abbiamo chiamato Esperradio, e questo è il logo. Quindi, se volete collegarvi, potete vedere quello che c'è: www.facebook.com/esperradio. Mi sembra ci sia altro. E ora lascio la parola a Laura. Ok. Ecco, quindi siamo qua stasera, dopo aver sentito il nostro Nicola con la presentazione di questo astronomo, quindi siamo ad una serata dedicata alle stelle, e le stelle abbiamo, quindi, come ci diceva Nicola, Esperradio con la stella a 5 punte e anche l'Istituto Italiano di Esperanto, che io stasera rappresento in qualità di direttore generale, che nel logo ha pure una stella verde, perché verde è il colore dell'esperanto, a 5 punte. Quindi l'Istituto Italiano di Esperanto si occupa di certificare le competenze linguistiche in lingua esperanto. Per cui ci sono corsi, e fatti i corsi è possibile sostenere l'esame e ricevere una certificazione.
Ecco, quindi alla base, quindi nel cielo, una stella, una radio, una lingua. Quindi abbiamo tante stelle nel cielo, abbiamo la stella di Esperadio, una radio e anche una lingua, perché l'esperanto è proprio rappresentato dalla stella verde. Quindi Esperadio, ecco, vi chiederete perché pronunciamo Esperadio e non Esperadio, ad esempio. Perché? Perché Esperadio è l'unione di Esperanto e radio, cioè radio. In Esperanto tutte le parole sono delle parole piane, perché l'accento cade sempre sulla penultima vocale, e per cui lo pronunciamo per forza Esperadio. Quindi questo è il nostro logo, con l'indicazione della pagina Facebook, quindi è una web radio in pratica. Per ora, poi speriamo. Per ora. e ora l'abbiamo anche definita Esperanto Vocio. Allora, cosa significa Esperanto Vocio? La parola vocio vuol dire, secondo voi, cosa significa vocio? Voce. Voce, esatto, quindi la voce dell'esperanto. E poi il nome è anche la Fratezza Radio, la Fratezza Radio, cioè la radio, che vorrà dire la fratezza, fratezza? Fratellanza. Della fratellanza, esatto. Perché in esperanto tutti i sostantivi finiscono con la O e tutti gli aggettivi finiscono con la A. Ecco, da quando è che abbiamo questa stella nuova nel cielo? Dal primo di aprile, la unua de aprilo 2022, abbiamo fatto un programma, una diretta che si chiamava Granda Festo. Granda Festo, ecco. Quindi Granda Festo vorrà dire grande festa, quindi di inaugurazione. Quindi per il momento siamo su Facebook, a questa pagina ci sono diverse playlist che poi dopo vi illustro, e anche su YouTube, però un work in progress, perché ancora si sta così iniziando, e poi una serie di trasmissioni che sono state mandate in streaming con StreamYard, ed erano questi momenti magari clou di eventi esperantisti, quindi congressi, durante il congresso la conferenza più importante o il concerto, anche perché in esperanto ci sono molti artisti che suonano, cantano anche in esperanto. No, ecco, il tutto grazie al nostro Vox, la Vocio, Vox, che è un personaggio che forse qualcuno di voi conosce, dato che è pistoiese, ed è grazie a lui che abbiamo cominciato un po' a trasmettere per l'esperanza. Scusa per non esserci stasera, poi c'è. Ecco, com'è nato? Inizialmente la nostra Anna Maria Dall'Oglio, che è una esperantista, una poetessa e un insegnante d'inglese in pensione da pochi mesi, ha iniziato questo programma che si chiamava Esperanto Vivo, Esperanto Viva, con Anna Maria Dall'Oglio, e ha cominciato su Radioattiva Network a parlare di poesia, di letteratura, di tante cose collegate alla lingua esperanto. Ecco, quindi questa Esperadio cos'è? È la voce, viene definita la voce dei gruppi, perché in Italia c'è una federazione che racchiude un po' gruppi locali in ogni città, come c'è il gruppo degli astrofoli, in ogni città più o meno c'è anche un gruppo
esperantista, ecco, poi altre associazioni, IE, che sarebbe l'Istituto Italiano di Esperanto, la Federazione Esperantista Italiana, la FEI, la Lega Internazionale degli Insegnanti Esperantisti, ILEI, e BEA. BEA è una piccola associazione, BUNTA, che vorrebbe dire BUNTA Esperanto Asocio. BUNTA vuol dire variopinto, che si occupa soprattutto di progetti europei e di Erasmus. Quindi gli scopi di questa radio, di questa web radio, sono informare, promuovere, coordinare, intrattenere e motivare sull'Esperanto. Il palinsesto prevede delle diciamo trasmissioni tra virgolette in Esperanto, quindi per esperantisti mondiali, ma anche in italiano per diffondere l'ideologia. Abbiamo fatto delle giornate speciali sulla giornata della lingua madre, e poi la giornata della memoria, quindi anche eventi che vengono così trattati tramite l'esperanto, che è un po' la lingua ponte. Ecco, uno dei programmi clou, diciamo, è STEL Esperanto, che è un duon monata astronomia bulteno, quindi un bollettino astronomico duon monata. Duon vuol dire metà, quindi ogni due settimane, che è curato dal nostro Nicola Morandi. Quindi è stato da quando siamo nati, dal primo aprile, diciamo, che non era un pesce d'aprile, naturalmente. No, sono un po' ironici. Ecco, per cui ogni due settimane esce questo bollettino in esperanto sull'astronomia, e viene poi diffuso un po' in tutto il mondo. Siamo arrivati anche a un 300-400 visualizzazioni per ogni puntata, per cui anche in questo modo l'Italia si fa conoscere nel mondo. Ecco, un altro dei programmi che abbiamo sono Esperantistoi cun Passio. Ecco, questo ha un titolo in esperanto. Passio vuol dire passione, quindi gli esperantisti con passione. Questo è un programma intervista che di solito dovrebbe adesso riprendere ogni sabato sera, con interviste ad esperantisti famosi in italiano, quindi questo. E poi abbiamo anche una rubrica che si chiama Evento i Tralamondo, quindi quando ci sono degli eventi importanti vengono fatti dei report e poi riassunti. Quindi non so, c'è stato un congresso a parte in Italia, il congresso dei ferrovieri in Repubblica Ceca, un rappresentante ci ha inviato un po' di materiale durante il congresso e poi sono stati fatti questi report per raccontare e far vivere questi momenti anche per chi non è presente direttamente. Abbiamo anche un'altra rubrica, Messaggi e la Mondo. Ecco, questi sono messaggi provenienti dal tutto il mondo. Possono essere messaggi in esperanto o messaggi in italiano, dipende. Non so, quando c'è stata la giornata europea delle lingue è stato mandato un messaggio sulle lingue europee, ad esempio. La giornata della traduzione, pure un messaggio sulla traduzione. O il presidente degli insegnanti, che è un iraniano, ogni tanto manda qualche messaggio, anche perché adesso è sempre più difficile comunicare, ad esempio, dall'Iran a qua, però
qualche, riesce a mandarci qualche video con dei messaggi, quindi abbiamo anche i contatti diretti. Ecco, poi abbiamo festeggiato i 110 anni dell'Istituto Italiano di Esperanto, sempre con un evento, e poi molta pubblicità tramite Esperadio è stata fatta a questo progetto 30 ore d'oro, che è un progetto di insegnamento dell'esperanto, è stato riconosciuto in Regione Toscana dall'Ufficio Scolastico Regionale, e quindi abbiamo un corso online che possono frequentare gli insegnanti, e al termine del corso ricevono anche un attestato valido per l'aggiornamento e possono iniziare già da subito, dopo 20 ore di corso, ad insegnare l'esperanto. Quindi è anche questo progetto sempre con la stella e il verde. Quindi questo corso è un corso online in modalità asincrona che tutti possono seguire ed è gratuito. E poi facciamo sempre anche un report sugli esami, quindi nelle varie città, nei vari gruppi vengono fatti anche esami di esperanto e quindi viene fatto un report, era stato fatto un report del congresso internazionale giovanile esperantista. Ecco, poi c'è stata anche qualche puntata di Intronauti, quindi con intro, quindi di meditazione, incontri di meditazione e di musica con Clarissa Sabatini, che domani sarà qui a Pistoia. E poi ci sono dei saluton, quindi dei momenti in cui chi vuole può mandare un saluto un po' a tutto il mondo. E abbiamo fatto anche una giornata dedicata a Zamenhof, che è stato il creatore della lingua esperanto, e come dicevo, tutto questo grazie a Vox, la voce. Ecco, e poi adesso vi faccio, questo è un po' il nostro palinsesto, di cui ci sono delle playlist all'interno della radio, quindi uno può andarsi a vedere anche le varie puntate. E abbiamo fatto anche dei gadget che abbiamo poi lì ad offerta libera su questa Esper Radio. Ecco, adesso se riusciamo a chiudere, c'è anche un piccolo contributo di sì. Questo è un esempio della grafica. Un grande festo di Esperradio con Laura Brazzabeni, Clarissa Sabatini, Kai Vox, la voce. Esperradio, la fratezza radio. Esperantistoi, cum pasio. 89esimo congresso italiano di Esperanto, Brescia, 20-27 agosto 2022. Questi sono alcuni dei promo. Da 20 agosto vieni a Brescia e parleremo Esperanto. Brescia, la città dell'Esperanto, congresso italiano di Esperanto. Esperanto, viva! Anna Maria Dall'Oli. Intronautoi, ce la radico de Simem, con Clarissa Sabatini. Saluto. Stele Esperanto, Duon Monata Astronomia Bulteno, Fare Dei, Nicola Morandi.
www.30oredoro.it. Segui il link rapidamente ed iscriviti o insegnante e con 30 ore soltanto impari gratis, parli, insegni l'esperanto. Esperanto, la lingua veloce, internazionale, etica. 30 ore d'oro. L'esperanto si fa scuola. www.30oredoro.it. Ecco, questo è un esempio della grafica. Ecco, poi abbiamo anche un bollettino, noi facciamo il podcast di un bollettino informativo sull'esperanto. E per finire, Vox, che non è potuto essere con noi, che non può essere con noi, ci ha mandato un saluto. Ed in questa grande festa salute a tutti voi da Vox La Voce, voce ufficiale di Esperradio, la fratezza radio. Saluto nel ciui de Vox La Voce, ufficiale voce de Esperradio, la fratezza radio. Ecco, grazie.